Allora, parliamo di capitale sociale. Questa ragazza dice: "Ciao Federico, ho ascoltato il corso sui messaggi, ma non capisco come faccio a creare il capitale sociale. Se non sono loro a portare avanti la conversazione, ha senso? Dipende. Se gli uomini con i quali stai parlando in chat non portano avanti la conversazione, quindi non vanno oltre, e quindi non si spingono oltre, è probabile che molto probabilmente non è il caso di spingere oltre. Nel senso, tu puoi costruire capitale sociale quando parli in chat, con conversazioni che siano platoniche o conversazioni che comunque hanno un approccio magari standard, cioè nel senso parli di cose che non sono organizzarsi a uscire, quindi aumenta il carico di messaggi che avete. Dice: "Io posso avviare la conversazione mandando foto, chiedere come sta andando la giornata, però poi ha davvero senso iniziare la conversazione senza proporti di vederci?" Certo che ha senso se tu sai che puoi creare capitale sociale. Cioè, il capitale sociale è quanto ci siamo sentiti in chat, quanti messaggi ci siamo mandati, no? Se vedi il video, la risposta sarebbe nel video corso, trovi praticamente gli esempi, ma comunque ti spiego che la parte di messaggi che tu mandi e quanti messaggi mandi poi rappresenta, anche in base alle risposte che ottieni, il quanto aumenti il capitale sociale. E questo si rifà anche un po' a te, alla tua percezione. Cioè, parlo tanto con una persona, mi conosce da tanto tempo, sicuramente il mio capitale sociale è più alto. Cioè, se io parlo con mia madre o con mio padre, sicuramente il capitale sociale che loro hanno nei miei confronti, cioè che io ho nei loro confronti, è un capitale sociale molto alto, no? Quindi ci sentiamo, stiamo insieme, e se chiedo loro dei favori, non esiteranno a non farmeli, perché teoricamente il capitale sociale con loro è già elevato. Con un ragazzo lo devi costruire, devi essere tu anche un po' al tatto a cercare di capire quanto capitale sociale puoi creare con un ragazzo che ti piace, quindi con il quale stai insieme, stai frequentando. Devo arrivare a 60 punti, non è obbligatorio, cioè nel senso è una linea guida, ok? Quindi prendila come una linea guida, perché se tu pensi di dover chiedere a un ragazzo di uscire immediatamente, non chiedi a un ragazzo di uscire immediatamente, cioè non glielo chiedi subito, ma sicuramente crei una dinamica intorno all'idea di uscire. Cioè, se io ti scrivo, tu immagina che un ragazzo ti scrive immediatamente e ti chiede di uscire subito. Tu dici: "Sì, vabbè, ma che cavolo, anche meno, no?" Quindi anche un po' più con calma si potrebbe fare. E la stessa cosa vale quando c'è l'idea del capitale sociale nei confronti di un ragazzo. Cioè, per fare proposte all'uscita o altro, ci puoi girare intorno, ci puoi arrivare. Quindi puoi parlare, per esempio, di bere qualcosa, dei gusti di quello che gli piace bere o quello che gli piace mangiare, che gira un po' intorno all'idea del vedersi perché si è parlato di quello che ci piaceva mangiare o bere, eccetera. Dice: "Fatico a capire che cosa vogliono i maschi messaggiando. Alcuni ragazzi, quindi uomini, alcuni uomini, alcuni ragazzi possono desiderare di messaggiare soltanto con un'idea fisica, quindi alcuni potrebbero voler solo fare quello e altri si potrebbero stufare, magari hanno una risposta molto più diretta." Diciamo che in linea generale puoi anche trovare uomini che adorano messaggiare, gli piace parlare, gli piace stare in chat, eccetera, eccetera, che sicuramente non è il massimo della vita, perché si può fare anche di meglio, nel senso che dobbiamo per forza stare a messaggiare o altro, ok? Quindi si può fare anche di meglio. Ci si può organizzare per vedersi. Dice: "Hanno piacere se faccio le loro domande sulla loro vita?" Sì, qualsiasi essere umano con il quale tu stai parlando, sia che tu gli faccia domande riguardo qualcosa che a lui interessa o che faccia domande riguardo a quella che è la sua vita personale, piano piano lui si aprirà, perché gli esseri umani in generale pensano sempre un po' a quello che piace a loro, quello di cui vogliono parlare. Quindi per far sì che un uomo possa, tra virgolette, attaccarsi ancora di più e valutarti di più, puoi utilizzare quelli che sono i principi, per esempio, che trovi sì nei miei videocorsi, ma che vengono detti da più di 120 anni. Cioè i principi dell'interessarsi alla persona che ci interessa, cioè interessarsi a un uomo o a una donna e alla sua vita privata e personale per far sì che capisca che abbiamo un interesse genuino, senza quasi parlare troppo di noi stessi, no? Cioè il principio dell'80-20 nel parlare di te stessa implica, per esempio, che tu parli di te stessa al 20% delle volte, il restante 80% del tempo ti interessa l'idea dell'altro. Questa cosa funziona con tutti, ok?
Nonostante abbia ascoltato il corso, non riesco a capire come gestire questa cosa del capitale sociale, perché sono stato abituato a scrivere un ragazzo solo e esclusivamente per vederci. Va bene, significa che creare capitale sociale, sforzarti di fare conversazioni che non girano intorno al vedersi, è la cosa che puoi fare. Quindi l'unica cosa che puoi fare è praticare conversazioni con ragazzi in chat, senza mirare al vedersi. Questo ti consentirà di creare capitale sociale, che crea due effetti. Il primo è che tu hai abbastanza capitale sociale e lui penserà che sicuramente, magari, se gli chiedi di uscire, è qualcosa di ok, quindi non è un problema. E il secondo è che magari potrebbe pensare che, wow, se mi dice tutte queste cose, voglio chiederle di uscire, mi sento meno in imbarazzo. Quindi potrebbe essere addirittura lui poi a chiederti di uscire quando hai creato abbastanza capitale sociale, ok? E anche sulle tempistiche, sono sempre stato abituato a rispondere dopo mezza giornata, almeno a tutti, anche a chi risponde dopo poco, non saprei gestire la cosa diversamente. Tu puoi sempre rispondere in un certo modo, in una certa tempistica, ma la tempistica risposta in chat si deve adattare anche in base alla persona che stai conoscendo. Cioè, se tu ti stai organizzando per un'uscita, devi uscire con un ragazzo. Se tu gli rispondi in tempistica dopo 20 anni ogni volta, dopo mezz'ora ogni volta, scusami, dopo mezza giornata ogni volta non va proprio bene, perché magari per organizzare un'uscita vuoi rispondergli subito. Se invece non sai che tempistica rispettare con un ragazzo con il quale stai parlando, puoi alternare momenti dove ti lasci andare e aspetti quanto va bene a te, e negli altri casi invece rispetti lo stesso tempo di risposta suo. Quindi se lui ci mette mezz'ora, 2 ore, tu ci metti mezz'ora, 2 ore, e le altre volte, l'altra metà, ci metti tu, per esempio, un 50, le 6 ore, la mezza giornata che per te va bene, o quello che sia. In questo modo ti puoi bilanciare per trasmettere all'uomo che stai conoscendo che ovviamente sì, ci sei in chat, stai utilizzando la chat, lo assecondi, ma non gli vai né troppo in esposizione, quindi non ci vai troppo sotto, tra virgolette, e non esageri. Quindi è soltanto una questione di pratica e di utilizzo della chat in modo tale che poi diventi una seconda natura. Cioè, più fai pratica nel chattare con gli uomini, in questo caso nel parlare con i ragazzi e creare capitale sociale in chat, e nel rispettare i tempi di risposta con più uomini, più sarà facile col passare del tempo per te gestirtela e quindi poi rispondere bene alla parte della chat, senza dover pensare a quelle che sono le cose che devi mettere in pratica.